Mister Karassai, siamo a commentare una sconfitta per voi, mi sento dire assolutamente immeritata quest'oggi, è stata davvero una partita interpretata in maniera quasi perfetta da parte vostra, quasi perché gli episodi quest'oggi vi hanno condannato ben oltre i vostri demeriti. Esatto, ha letto benissimo la partita, ci siamo fatti i gol da soli fondamentalmente, il 2-1 è stato proprio l'antitesi di quello che ci sta succedendo adesso. Io ho soltanto dispiacere per i ragazzi perché non meritano questa situazione, anche oggi abbiamo dimostrato che sappiamo fare calcio, l'abbiamo fatto anche in 9, anche in 10 contro 11, abbiamo rischiato di pareggiare anche in 9, merito di un gruppo di ragazzi eccezionali di cui vado fiero e che sono sicuro che prima o dopo riusciremo a tirare fuori la testa e venirne fuori. Purtroppo i risultati ci condannano, però quello che mi preoccupa di più è gli episodi sfavorevoli. Anche oggi abbiamo chiuso in 9, domenica in 10, col Tolentino in 9, con la Pergolese in 10, cioè su 6 partite non giochiamo mai in 11 contro 11, tutto ciò ci complica la vita. Io penso che oggi la terna è stata scandalosa e penso che, come è giusto che la società prenda i provvedimenti nei confronti dei giocatori e allenatori se le cose vanno male, io penso che la federazione si debba fare un esame di coscienza e gli arbitri incapaci non è giusto che arbitrino, perché quello che è successo oggi, arbitrare da due pesi e due misure sugli stessi atteggiamenti è vergognoso. Io mi auguro che ci sia stato il commissario di cambio che perlomeno abbia visto la partita e abbia visto la sequenza di errori allucinanti che ha commesso l'arbitro. Oggi magari a differenza di altre partite abbiamo espresso magari un calcio un po' meno armonioso, abbiamo giocato un pochettino al di sotto delle nostre potenziali, però siamo riusciti, come dicevi te, a portare a casa i punti. Ci fanno bene perché comunque sia fanno morale, venivamo come ho detto da delle partite giocate anche bene, però dove avevamo raccolto solamente un punto in quattro partite. Adesso ci auguriamo che questo possa essere soltanto un punto di partenza per poi magari pian piano, oltre alle vittorie, abbinarci anche il bel gioco. Mister Lattanzi, sono arrivati questi 3 punti importantissimi. È stata una partita decisamente complicata. Il Corridonia ha creato notevoli difficoltà all'Elvia Regina sin dai primi minuti. Gli episodi hanno in qualche modo subito messo la partita sul binario giusto per gli ospiti. Nella ripresa c'è stata comunque la reazione giusta, ma troppa sofferenza nel finale anche con la doppia superiorità numerica. Sì, hai fatto secondo me una disamina giustissima della partita. Noi cercavamo comunque fortemente questa vittoria perché avevamo fatto sempre delle ottime prestazioni, però ci mancava sempre il risultato. Siamo partiti male, decisamente male, Corridonia ha fatto molto meglio di noi, ha trovato anche il vantaggio e non riuscivamo veramente a fare nessun tipo di giocate. Fortunatamente nel secondo tempo ci siamo un po' guardati in faccia, sbloccati senz'altro da tolti insomma i tanti pensieri che avevamo, abbiamo giocato con più dinamismo, più sciolti, più liberi mentalmente, abbiamo fatto sicuramente un gran bel secondo tempo. Il rischio nel finale non ci deve essere sicuramente, però ci può stare per una squadra non promossa, per una squadra che non riusciva mai a fare il risultato, quindi ci siamo pericolosamente tirati indietro negli ultimi minuti, rischiando anche troppo. Sicuramente questo non lo dobbiamo fare, però oggi me l'aspettavo questa situazione, ci è andata bene, raccogliamo questi 3 punti che ci dà sicuramente grande morale, grande autostima per affrontare le prossime partite.